posso sedervi con voi? Innanzitutto buon pranzo e mi scuso perché sono una scostumata perché state mangiando e quindi com'è? Buono. Da dove vieni? Bologna. E sei venuta in Italia per cercare un lavoro, immagino. Adesso niente lavoro. Io sono stata operata a fegato, adesso dove lavori? Giovanna, cosa ci fai qui? Cerco di stare un po' in compagnia con la gente per far due chiacchiere, così. Ci racconti un po' della tua vita? È un po' troppo lunga. Queste due signore ci hanno permesso di riprenderle in volto. Siamo all'interno della cittadella della Caritas di Pescara, un luogo di accoglienza e di aggregazione. Qui ogni giorno sono decine e decine gli ospiti che trovano una casa, un pasto caldo, accoglienza e sentirsi parte della società, di quella società che spesso si gira dall'altra parte o peggio ancora discrimina. Secondo il rapporto annuale della Caritas, la povertà assoluta in Italia, cioè le persone che non riescono ad accedere nemmeno ai servizi primari, è aumentata del 10%, così in Abruzzo. Paradossale che anche chi lavora fa fatica ad arrivare alla fine del mese. La Caritas ha anticipato alcune iniziative per le feste, di cui ci parla il direttore diocesano Corrado De Dominici. E quindi rilanciamo insieme a te che la campagna di servizio e di volontariato in questi giorni di festa, perché sempre in questo periodo le persone tendono e vogliono impegnarsi, e quindi noi diamo questa possibilità. E allora, scrivendo un'email a volontariato@caritaspescara.it o comunque andando sul sito www.caritaspescara.it, si trovano tutti i recapiti per dare e donare del tempo a disposizione. Poi c'è l'iniziativa del vino solidale ogni anno, mettiamo a disposizione soprattutto nelle parrocchie confezioni di due bottiglie di vino, solitamente con una bellissima collaborazione con la cantina Marramiero, che ringraziamo, e attraverso un contributo appunto si possono prendere delle confezioni in regalo per queste festività da donare. Il contributo che andiamo a raccogliere verrà utilizzato quest'anno per tutte le emergenze che sono in questo momento nel mondo. E infine quest'anno c'è una novità: un pasto sotto l'albero. Con 5 euro si può contribuire a offrire, diciamo, un pasto alle persone che accedono alle nostre mense. Tutte queste iniziative ovviamente perché negli ultimi 12 mesi purtroppo aumentano i numeri. Nel solo pescarese sono in aumento del circa del 20%. Il numero di pasti che abbiamo fornito quest'anno tramite le mense è in aumento di circa il 20%, il numero di notti in dormitorio è in aumento ancora sempre del circa il 20%, il numero di famiglie che si sono rivolte agli empori della solidarietà. E c'è chi è arrabbiato con le istituzioni? Sì, perché non aiutano le persone che hanno bisogno. Ogni persona ha un problema. Vediamo come si può salvare un problema. Diciamo che la tua vita è cambiata dalla morte di tua moglie. Sì, la mia vita è cambiata dalla morte di mia moglie, capito? Perché io lavoravo tranquillo, poi sono cascato in depressione, poi nell'ospedale, poi la cosa mi ha portato qua. E siccome come un bambino a quattro zampe mi sono alzato e sono ripreso la mia vita qua. E ora sto a fare il volontario